Molte le persone che si sono ritrovate ieri sera al tramonto sotto il tendone di battiti della festa del PD per ricordare Gabri Maraldi. Fra loro il presidente della regione Vascherrani e il senatore Widmer Mercatali, che al suo secondo mandato da sindaco di Ravenna riuscì a convincere Maraldi ad accettare la carica di assessore dopo il rifiuto di 5 anni prima. Nel 97 io diventai sindaco, diventai, e gli chiesi di fare l'assessore, gli chiesi, e insistevo perché lo facesse, perché lui aveva 41 anni, era nell'età giusta, mi poteva dare una mano, insomma, era una cosa a cui io tenevo moltissimo che lui facesse l'assessore. Il motivo per il quale lui non accettò di fare l'assessore era perché lui stava lavorando, e lui era un dipendente della Marcegaglia, un operaio della Marcegaglia, stava lavorando alla Marcegaglia e gli avevano affidato l'incarico di responsabile della sicurezza. E lui riteneva quell'incarico, troppo importante per i lavoratori di quell'azienda, di quella grande impresa, di quella grande impresa, e riteneva giusto non lasciarlo a metà. E quindi disse di no, la dico questa cosa perché serve a tanti di noi e a tanti ragazzi che pensano che la politica, insomma, dall'oggi al domani si sia pronto per far tutto e, insomma, si possa fare in 448 diventare grandi amministratori, grandi politici, eccetera. Lui in quel momento lì decise che era più importante il progetto della sicurezza dei lavoratori della Marcegaglia piuttosto che andare a fare l'assessore. Ecco. Gabriele Maraldi era questo qui, era uno che sapeva darsi delle priorità e anche di fronte alla possibilità di fare l'amministratore della sua città decise una cosa come questa decise. Per me queste sono scelte che, di fronte alle quali non si discute più. Io dissi guarda, fai bene a fare questa cosa, eccetera. Credo che questo qui dia molto l'idea di come era fatto lui e sia molto, una cosa molto significativa per tutti noi e che sia una cosa che se tutti i ragazzi si vanno a rivedere forse gli serve qualcosa. Dopo pochi giorni che fui eletto sindaco, lo vidi comparire nel mio ufficio con una cosa impacchettata. Dentro questo pacchettino c'era una poesia scritta da lui, messa in un quadretto, e mi regalò questa poesia perché per lui era un omaggio per darmi una mano a fare il sindaco, mi aveva detto di no a fare l'assessore, eccetera, però si sentì in dovere e mi regalò una poesia, mi regalò. Io quella poesia l'ho tenuta dietro alla mia scrivania, è stata lì per tutti e due i mandati, è stata lì perché diceva delle belle cose e ogni tanto la guardavo e la leggevo perché mi aiutava moltissimo. Ma soprattutto a ricordare Maraldi. C'erano i suoi compagni volontari, coloro che hanno condiviso con lui gli ultimi attimi fra i tavoli e i fornelli della cucina della festa e che hanno trovato, nel continuare a lavorare, il miglior modo per onorare l'amico scomparso. Federico Lega per Ravenna Web TV.